Aldo, Aldo, il mondo ha bisogno di colori, il mondo ha bisogno di musica. Sì, il mondo è così bello. Sentire l'armonia del cuore attraverso questa musica, sentire una sensazione che ti leva lo stress della vita, la malinconia, la tristezza, viaggiare al suono acustico, dove le onde sonore viaggiano con la fantasia ribelle della tua personalità. Ma osservate, osservate, ed anche gli animali hanno bisogno di colore, e da un merlo colorato che capisci se è maschio o femmina, e dal torrente pulito se capisci se è chiaro o scuro, se è limpido o violento, segna il maltempo. E dal mondo che io nasco, pieno di vita, di entusiasmo, come un petalo che si muove alla leggera ebbrezza di un vento. Guardate l'armonia mia preferita, il rosa, il fucsia, il bianco, colori che appartengono alla mia personalità, dove il bianco è una purezza, un candido, il germogliare della primavera, il rinascere della natura dà un senso che la vita continui anche nella terza età, il germogliare, il crescere, il mondo vive, vive, e io vivo attraverso i colori di un quadro dove sensazioni, emozioni visive favillano l'occhio umano, come in questo caso. Osservate bene, e qui la purezza, l'ingenuità. Il mondo ha bisogno di colori, vive in una pace, in una sintesi dove sai volare con la fantasia, perché un individuo ama se stesso come un'ape che succhia il nettare di un fiore. Io succhio la vita che mi può dare l'emozione nell'occhio, visivo, per riportare i colori su tela. Ecco qui nasce l'arte. L'arte, questa meravigliosa donazione che mi ha fatto fin dalla nascita essere un piccolo eroe. È un dono l'arte, come la musica, come la voce, come un cantante che ha il dono della voce, e il pittore ha il dono dei colori, che non tutti possono vedere e percepire sensazioni così belle, dove l'immensità del cielo sbadiglia in una poca... Non continuo più, perché
Io vorrei volare sopra una nuvola e stare zitto. Vorrei essere in mezzo a tutta questa gente, essere una formica e non capire più niente, ma un minuscolo essere che viaggia oltre alla propria immaginazione, ma in un istante di eterna bellezza, dove vive in un nucleo naturalistico. Osservate l'incanto. L'uomo è un lavoratore come queste formiche che vanno e vengono. Guardate la percorribilità di un fiume. Guardate, osservate com'è bella la natura. Il fiume Adda, di cui mi ero innamorato e ritornerò sì in Valentellina, perché mi piace troppo ad amare la natura. Oltre è uno strumento che a me serve ad amare la natura per riversarlo su una tela pittorica. Io ritorno a dipingere perché io vivo per l'arte, vivo e mi nascondo in questa specie di casa dove l'esistere è qui, in una botola segreta. Trema un fiore, nasce l'istinto, cade un germoglio. Si sollevò l'ebbrezza e morì un sentimento, nasce l'istinto di un'ape che vola. Osservate, osservate che bello, ma osservate, non c'è una sensazione così bella, di fresco, di puro, di sano, per respirare questo profumo che non si sente attraverso l'immagine, ma l'intuito, la percezione fa nascere anche il profumo e lo fa sentire pulito, come una sensazione toccabile, anche se il profumo è impalpabile. Io rinasco qua, in questo oblio mi dimentico di essere un uomo, ma di essere solo un poeta che sa viaggiare nella fantasia coloristica, di essere un individuo capace di svolgere le proprie attività pensando, riflettendo che il tempo fugge, ma rimane il senso di bellezza come eternità. Io lascio me stesso il volo di un piccolo germoglio dove la vita continua a germogliare tra altre persone, perché io sono solo un puntino dell'eternità e voglio che la vita sia così piena di vita, piena di persone che sappiano cogliere le mie parole, le mie sensazioni emotive, e le mie parole le segnano su dei libri così importanti come da allora ci fu una storia e ci sarà nell'infinito. Aldo, parole, sono solo parole, ma determinano frasi importanti dove il nascere è in continua evoluzione, in continua germogliare in senso vitale. Aldo.